Terzo giorno consecutivo di sit-in dei lavoratori delle imprese che gestiscono il servizio di raccolta nei 19 comuni del lato Gesa G2. Per loro non è ancora arrivato lo stipendio di maggio, mentre si sta avviando a maturazione quello di giugno. Una vicenda che si ripropone quasi ogni mese, costringendo i lavoratori a scendere in piazza con la conseguente città invasa dai rifiuti. Le due ore di assemblea proseguiranno anche domani con un sit-in davanti il palazzo della prefettura. In questi tre giorni nessun dirigente si è degnato di incontrare lavoratori, ha sottolineato il segretario della CGIL Funzione Pubblica Alfonso Buscemi, che ha aggiunto: visto che il CDA è ormai nei fatti delegittimato, ci rivolgeremo direttamente ai sindaci. Continua infatti la crisi interna al Consiglio d'amministrazione, seguita alle dimissioni del presidente Gaetano Mancuso. Ieri non ha avuto luogo l'elezione del nuovo presidente di Gesa, tutto è stato rinviato di 24 ore per dare un'ulteriore possibilità di riflessione al presidente dimissionario. Oltre al problema degli stipendi dei lavoratori, il CDA dovrà anche affrontare quello relativo alla discarica di Siculiana. La Gesa dovrà trovare le risorse finanziarie che sono indispensabili per pagare il debito di 2.200.000 euro che deve alla Catanzaro Costruzioni. L'impresa Catanzaro aveva lanciato un ultimatum che è scaduto ieri, ma nonostante i soldi non siano arrivati, la discarica di Siculiana non chiuderà, almeno per adesso. L'impresa Catanzaro infatti ha deciso di accordare la proroga fino alla metà di luglio, come richiesto dai sindaci. Scongiurata pertanto, almeno per il momento, una grave emergenza rifiuti, ma rimangono tanti i nodi da sciogliere nell'immediato.